Dunque, siamo con Primo Gazzetti, candidato sindaco per la lista civica Primo Gazzetti e il DC. Una scelta che torna dopo 20 anni dalla sua esperienza politica. C'è stata una pausa, perché ha deciso di tornare in campo? Ma io ho deciso di tornare in campo perché in questo momento di congiuntura politica amministrativa credo di poter essere utile alla mia città, a cui mettere a disposizione la mia esperienza, perché io in questi 20 anni non sono scomparso, ma ho svolto una professione ad alto livello nel comune di Ancona, quindi questa esperienza la vorrei mettere a disposizione della mia città. E l'altro punto che mi ha incoraggiato è che vorrei partecipare alla possibilità di creare un sistema di alternanza nel comune di Senigallia, quindi spezzare questo filo di autoreferenzialità, di cui tra l'altro ho visto che anche Mangialardi parla, perché quando ha fatto la presentazione della lista ha fatto un po' di autocritica da questo punto di vista, ha detto: ma noi del centro-sinistra siamo stati troppo autoreferenziali in questi 5 anni. Beh, se lo dice lui, credo di poterlo dire anch'io, quindi parteciperò a spezzare questo filo di autoreferenzialità. E come è nato l'accordo con l'UDC? Ma l'accordo con l'UDC è stato un incontro quasi casuale, evidentemente eravamo attratti l'uno dall'altro. Io avevo in mente di poter realizzare questo progetto, naturalmente da solo non avrei fatto alcunché, non avrei mai presentato una lista civica da solo, insomma, non lo avrei ritenuto opportuno né fattibile. E quindi avevo la necessità di verificare di essere appoggiato da un partito nazionale. Ci siamo incontrati e la cosa piano piano è decollata e si è concretizzata fino ad oggi. A livello regionale l'UDC ha scelto di appoggiare il PD di Spacca, pensa che a livello locale e senigalliese anche nel post elezioni possa avere delle ripercussioni? No, perché il filo conduttore di questo comportamento politico è da ricercare nel programma, proprio perché qui siamo alternativi a questa amministrazione, sia la mia lista che l'UDC, e a livello regionale invece lo sbocco è stato quello di un'alleanza con il PD, evidentemente perché siamo minoritari, no? Questo è indiscutibile, almeno fino alla prova del contrario. Quindi il filo conduttore è stato il programma, e quindi credo che non ci sia una contraddizione, insomma. Per il dopo vediamo, insomma, ribadito il concetto che noi non faremo alleanze con il PD, naturalmente non prenderemo a scatola chiusa le cose che succederanno, però siamo disponibili a ragionare sempre su basi programmatiche, in modo che se con gli altri competitori riusciremo a trovare un terreno comune programmatico, non è da escludere alcunché. Questo significa che una coalizione che racchiude come la sua un partito di centro potrebbe fare accordi anche con la sinistra, quale riformazione comunista, ad esempio, che ha detto anche lei non vuole fare accordi politici. Noi crediamo di occupare uno spazio politico importante, che questo spazio politico potrebbe essere un forte centro di attrazione di voti, perché basterebbe ragionare un attimo se i senegalesi volessero prendere in considerazione questo aspetto, insomma, che un voto dato a noi è un voto importante, perché noi riusciremmo ad aggregare probabilmente tutte le altre forze, cosa che invece molto, così realisticamente, potrebbe essere difficile sia per Mancini che per Mangialardi. Sintetizzando il programma, quali sono i punti di forza? I punti di forza sono intanto un rinnovamento, una rivoluzione copernicana, un cambio culturale sostanziale nella struttura delle deleghe. Noi non daremo più deleghe in base alle funzioni, quindi gli assessori che conoscete finora, assessori ai lavori pubblici, urbanistica, ai servizi sociali, scompariranno. Noi metteremo al centro delle deleghe la persona, la famiglia e il territorio. Quindi, giusto per fare degli esempi, creeremo un assessorato alla famiglia e ai bisogni delle persone, un assessorato ai quartieri periferici e alle frazioni, un assessorato alle imprese, agli operai, ai giovani disoccupati, e un assessorato, giusto per finire, poi saranno altri, ma giusto per caratterizzare
più un assessorato al turismo genericamente detto, ma un assessorato alle imprese turistiche e agli operatori turistici, che sono gli addetti ai lavori, quindi devono essere al centro di questa azione. E gli aspetti programmatici sono quelli che, detto molto rapidamente, giusto per fare questo esempio, il piano Cervellati, che non è da buttare così, insomma, no? È un strumento utile, ma va rivisto in profondità, perché noi non siamo d'accordo con alcune scelte contenute nel piano. Vedi la realizzazione del terzo piano nelle abitazioni che oggi ne hanno due, perché è realistico anche da un punto di vista economico, oltre che da un punto di vista funzionale, perché già oggi il centro storico ha difficoltà di parcheggi e ci sono pochissimi abitanti. Se noi a questi ne aggiungessimo altrettanti, la situazione diventerebbe invivibile, dovremmo tornare ai cavalli e alle carrozze come quando il centro storico è nato. Poi invece, come abbiamo già detto sulla stampa, noi non siamo pregiudizialmente contrari a tutto. Alla variante sull'Arcevese, se fossimo stati in consiglio, avremmo votato quasi sicuramente positivamente, perché racchiude in sé dei piani particolareggianti per le frazioni che sono sull'Arcevese, che noi riteniamo importanti e condivisibili. E certo, siamo contrari alle varianti ad hoc che nascono da interessi particolari. Noi siamo invece per una pianificazione che tenga conto in primis degli interessi generali. E poi, come scelta qualificante di lungo periodo, quindi che comprende 5 anni, noi faremo la scelta di privilegiare non nuove opere pur di dimostrare che si fa qualcosa di nuovo, ma noi privilegeremo l'arredo urbano, le manutenzioni straordinarie di tutti i beni comunali e una politica per i parcheggi. Queste sono le tre direttrici lungo le quali noi dobbiamo muoverci. E credo che se uno dentro questa scelta ci sta tutto, ci sta il turismo, ci sta il commercio, ci sta la qualità della vita, ci sta il verde, perché? Perché se noi abbelliamo, sistemiamo le strade, sistemiamo i marciapiedi, l'illuminazione pubblica, le scuole, che è necessario. Tra l'altro ho sentito che il comune ha perso una scadenza, c'era l'obbligo entro ieri di comunicare l'elenco delle scuole che non sono a norma, e pare che non l'abbiano fatto. Lo vorrò verificare, lo chiederemo alla prima occasione, ma se fosse così sarebbe una cosa abbastanza grave. E poi chiederemo conto all'amministrazione di tutto quello che è successo in questi anni, vedi i 2 milioni di penali pagati per la GIL, per l'ex GIL, il 1 milione di euro che a suo tempo non era stato previsto per il passaggio dell'azienda montana da azienda comunale ad azienda nella multiservizi, i ritardi con tutte le penali che sono state pagate per il ponte su Fiume Misa, gli 8 anni che sono corsi per costruire la piscina delle saline, eccetera. Quindi ci muoveremo lungo questa. Naturalmente non siamo dediti a denunce, noi vogliamo ragionare solo in termini amministrativi e politici. In 5 secondi un appello al voto agli elettori. Ma in 5 secondi io faccio presto, perché mi ricordo a voi tutti che nel 1990, quando poi chiusi la mia vicenda politica, eravamo alla vigilia di Tangentopoli, però io l'ho chiusa sul piano politico, quindi sono fuori da ogni discorso che poi sono occorso in quegli anni. Io avevo portato, noi avevamo preso il 20% di consenso. Io intanto mi rivolgo a quel 20% che allora ci hanno dato fiducia, e vorrei dire che questa fiducia potrebbe essere ben riposta anche oggi, anche perché tra l'altro si trova di fronte un uomo che in questi anni è anche cambiato sul piano personale, è diventata una persona molto più saggia, se volete, e quindi se allora, per come ero allora, mi avevo dato fiducia, ma a maggior ragione potrebbero ridarmela oggi.
a quel 20% se ne potrebbero aggiungere tanti altri nuovi di adesso che speriamo di acquisire alla nostra causa